Salve a tutti ragazzi, oggi facciamo un po' il punto sulla figura degli innovation manager e sui requisiti che devono avere per poter accreditarsi e per poter essere i fruitori dei contributi che le aziende richiederanno grazie alla nuova legge di bilancio del 2019. Dobbiamo fare una premessa indispensabile sulla legge di bilancio che ha stanziato 75 milioni di euro per i prossimi 3 anni per contributi alle aziende che vogliono digitalizzare i loro processi produttivi. È imprescindibile fare una distinzione preliminare che riguarda le dimensioni delle imprese, perché il decreto divide le imprese a seconda della loro dimensione in microimprese, piccole imprese e media impresa. La microimpresa è un'azienda che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato che non supera i 2 milioni di euro. La piccola impresa ha un massimo di 50 dipendenti con un fatturato che non può superare i 10 milioni di euro. E infine la media impresa è un'impresa che ha massimo 250 addetti con un fatturato che non può superare i 50 milioni di euro. Logicamente le aziende che possono usufruire di questo contributo devono essere iscritte presso le camere di commercio e quindi essere ubicate sul territorio nazionale e non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali. Per quanto riguarda le spese ammissibili, queste riguardano tutto il mondo dell'industria 4.0 e della digitalizzazione dei processi produttivi. Si va dalla simulazione dei sistemi di cyber security alla prototipazione rapida fino ad arrivare a tutte le tecnologie che riguardano la digitalizzazione dei processi produttivi, quindi l'IoT, l'automazione. Banalizzando, dal semplice sito web all'automazione dei processi produttivi, tutto questo può rientrare nelle voci soggette a agevolazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Entrando nello specifico degli adempimenti per le aziende devono, oltre ad essere, come detto, ubicate sul territorio nazionale, devono presentare una domanda che può essere accettata o meno, e questa domanda, se nel caso non venga accettata, può essere ripresentata l'anno successivo. Ad oggi il contributo è in stanziamento triennale, ma ciò non vuol inficiare sul fatto che possa essere ulteriormente prorogato come annualità. Le agevolazioni sono diverse e per questo era importante la distinzione tra micro, piccola e rete d'impresa. Le micro e piccole imprese hanno un contributo in una misura del 50% delle spese fino ad un massimo di 40.000 euro. Per quanto riguarda le medie imprese, il contributo scende al 30% nella misura massima di 25.000 euro e per le reti d'imprese il 50% torna ad essere il contributo stanziato fino ad un massimo di 80.000 euro. Qui c'è una considerazione da dover fare: è palese che l'impostazione contributiva viene fatta soprattutto privilegiando le micro e piccole imprese, che poi sono il tessuto portante dell'economia nazionale. Il decreto attuativo ha introdotto questo limite di una richiesta annuale per ogni impresa per cercare e fare in modo di far crescere il più possibile il numero di domande e dare un contributo a più aziende possibili. Per quanto riguarda i requisiti che devono avere gli innovation manager, innanzitutto gli stessi devono essere accreditati. L'accreditamento degli stessi può avvenire in union camere o in associazione di rappresentanza dei manager o presso le regioni. Per quanto riguarda i requisiti, dobbiamo discernere tra le persone fisiche e le società. Le persone fisiche devono avere alcuni requisiti, basta soddisfare uno dei requisiti per poter accreditarsi. Primo requisito da possedere è un dottorato di ricerca in alcune materie, che sono materie come scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche, chimiche, biologiche, ingegneria industriale e dell'informazione, fino ad arrivare alle scienze economiche e statistiche. In alternativa si può avere un master universitario di secondo livello con almeno un anno di incarichi in quel determinato settore, o anche una laurea magistrale in queste aree di attività con 3 anni di incarichi dimostrabili nelle varie aree tematiche, fino ad arrivare ad una possibilità di accreditarsi attraverso la dimostrazione di uno svolgimento per almeno 7 anni di incarichi suddetti. Per quanto riguarda le persone giuridiche invece, innanzitutto le stesse devono avere sede legale nel territorio nazionale ed essere iscritte alla CIA territorialmente competente. Devono essere società di capitali non sottoposte a procedure di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo.
non devono essere logicamente soggette a condanne penali con sentenza definitiva e non devono aver eseguito progetti di consulenza o formazione nelle aree oggetto di consulenza agevolabile costituite da almeno 24 mesi. Questi sono i requisiti principali. In descrizione del video allego tutte quelle che è la documentazione da presentare. Lo spazio temporale per poter presentare le domande è dal 27 settembre al 27 di ottobre. Una volta presentate le domande, l'Innovation Manager verrà accreditato e entrerà in un elenco. Elenco che prevederà una rotazione degli incarichi, quindi con la possibilità per gli innovation manager di acquisire un solo lavoro durante l'anno solare. Questo è un vincolo molto stringente, ma che fa in modo e ha come obiettivo ultimo di far lavorare il più possibile a rotazione gli innovation manager stessi.